Buongiorno e benvenuti come ogni martedì ai nostri webinar. Oggi parleremo di internazionalizzazione ed in particolare della Francia e del suo mercato siderurgico. Cercheremo di darvi una fotografia il più nitida possibile di cosa voglia dire occuparsi di acciaio oltrearpe, ma soprattutto quali siano le possibilità per l'acciaio made in Italy, come recita il convegno di oggi, il titolo del convegno di oggi. Per esplorare queste possibilità saranno con noi il dottor Bruno de Mura Fernandez, che è Head of Macroeconomics Research di COFAS, che ci fornirà un outlook macroeconomico globale con una particolare attenzione sulla Francia. Ricordo che COFAS è un nostro partner storico e che è al servizio delle imprese sia come assicurazione del credito, ma anche con una parte di business information. Completerà la parte di analisi il nostro Stefano Ferrari, responsabile dell'ufficio studi, con un quadro di struttura sulla siderurgia francese. Dopodiché seguiranno tre interviste faccia a faccia che condurrò io con Mauro Vittorini, presidente della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione, con Eric Mattioli, che è direttore generale di Interacciai SME, e con Enrico Fornelli, che è il direttore commerciale di FV Beltrame Group. Tre raccomandazioni prima di iniziare: il convegno, lo sapete, è registrato ed è anche in diretta su YouTube. Per le domande ai relatori vi rimando all'apposita funzione, mentre per parlare con gli altri spettatori è possibile utilizzare la chat. Pregherei la regia di preparare l'intervento registrato del dottor Fernandez, che è stato registrato per necessità di traduzione. Il relatore è comunque collegato con noi in diretta nel caso vogliate porre delle domande. Detto questo, buon convegno, ci sentiamo dopo. Good morning, everyone. Thank you for attending this webinar on the global economic outlook and also more precisely then a focus with the economic outlook for Europe and then with France. All of these in 15 minutes, but we'll see many topics, many sectors too. And of course, I think that the first topic that we'll have to discuss will be the impact of the war in Ukraine, because of course this is the major blow for the global economy, and even more we'll see that for the European economy. So what are the key takeaways? Basically, the situation has strongly deteriorated, of course, with the war, and I think that maybe the most complicated here is that we don't know, we don't see any ways to end the crisis easily and quickly, because even though some kind of peace agreement is signed, then the truth is that the sanctions are there to last, the Western sanctions against Russia are there to last, and so the economic impact will also last. So it means that basically, of course, the first country, the most impacted one, is Russia. We expect there definitely a sharp recession because of many sanctions that have been and will be voted. We definitely expect an escalation in tension and in sanctions against Russia. And of course, Russia will be almost completely isolated. But we'll see also that, of course, it will have massive impact for the global economy because Russia is very important for some commodities. It's true, it's less than 2% of GDP, of global GDP, but it's a main producer of many commodities. We'll see all of that. And of course, Europe, as it's the closest one to Russia, is the region that is the most vulnerable, that will be the most affected. But we'll see that no region will be spared. Social unrest and political turmoil could affect almost all countries, as the poorest households will be the most affected at a global level by the inflation driven by the surge in commodity prices. And then also, of course, we'll see that all sectors will be affected in all countries, but we'll see that France, of course, as a European country, is particularly very vulnerable too. So first,
as I mentioned before, as we know, the first impact and maybe the major impact for the global economy is the fact that Russia is a very important producer of oil and gas, the second and the third producer of oil and gas in the world. So, of course, the fact that there are fears that of supply disruptions led to higher prices of oil and of natural gas also. And as you can see there, when you look at the future, so basically it's what the market expect when, for instance, what will be the price in June, in July, and so on, we see that the prices will remain very high and there is a lot of volatility. And we know that for, I mean, if there are some embargo, some ban on Russian oil or gas, it could drive prices even higher. So everyone will be affected by these higher prices in energy. And also Russia is a very important producer of, as you can see, but Ukraine and Belarus too, of cereals like wheat, corn, barley, but also of many metals that are then used in the automotive industry or in the construction industry, like for instance, the nickel that is used for electric vehicles battery, or palladium that is used for catalytic converters. And also it's very important to mention the fertilizers, because of course, the fertilizer prices have been soaring, and then it will definitely affect the agriculture sector in almost all countries in the world. So not only a short-term impact, but also for the next crops next year, the impact will be absolutely massive. And so, of course, soaring prices in for all these commodities. Then we'll see that there is, let's say, a bit of a decline, an easing in the soaring prices, and we will see why. Of course, the answer will be the surge in cases, in COVID cases in China, but we'll discuss it later. And here, I think that the message is to say that as so many commodities prices are soaring and are so high, it will affect all different sectors. Almost all sectors will be affected. You can see that the agri-food industry will be impacted because, of course, higher cereal prices means also higher meat prices, for instance. The transport sector will be affected by higher costs, and the chemical industry also, and also, of course, the automotive one, but all the energy intensive industries like paper, also wood, metals, will all be affected, as you perfectly know. So this is the impact. All the supply chains will be affected by these higher costs. And we have to say that Europe is even more impacted. Why? Because we have to think that, of course, I mean, almost all these commodity prices, except the gas, are labeled, are denominated in dollars. So the impact is even higher, even stronger when you have a weak euro, because what you import is then denominated in dollar, and so it costs you even more. So of course, we see here that the oil prices are not that high as 10 years ago or before the financial crisis. But what we see is that for the European that buy this dollar, these oil prices, the price is even higher than 10 or 15 years ago. So that's why it's very important that the fact that at the end, the imported inflation will be even higher. So inflation is the hot topic everywhere in Europe. It will squeeze household income, and so it will lead to lower consumption. And that's why we are mentioning the stagflation impact, because of course we'll have higher prices, so inflation, but at the same time, the margin of companies will be squeezed. The household income will be squeezed, and so consumption and investment will definitely be sharply affected. So that's why here we have inflation and at the same time sharp slowdown in activity, and even more in Europe. But that's why we are showing here. Here you can see the impact of the war in Ukraine across the world. And you can see that the darkest is the blue, the most affected is a country. It's not that surprising to see that Russia or Ukraine are the most affected one. We expect that sharp recessions, but also then the neighbor countries, let's say. And of course, in Europe, in Western Europe, we can expect Germany or Italy to be most affected because they're more reliant and dependent on gas and even more on
Russian gas, but you can see that all European countries should see, let's say, an impact of around 1, 1.3, 1.5% on GDP, so a sharp impact. Then in the rest of the world, we have to say that we don't expect any region to be spared, maybe the GCC countries in green because they export oil and gas, but almost all countries in the world will be affected by higher inflation, also by the tightening of the Fed in the US, because high inflation in the United States is leading the Fed to tighten its monetary policy. So then all the central banks across the world have to also tighten their monetary policy to raise interest rates, because otherwise their currency will depreciate a lot and the inflation will be even more important there. So you can see that all countries in the world almost will be affected by this war. But as I mentioned, the other factor that is very important right now is the fact that we have many lockdowns in China. Around 40% of population and of cities are under partial or complete lockdown. You can see that the mobility indexes are very low in all the major cities, almost all the major economic cities, with many ports also to be blocked and to be affected. So definitely it leads to a sharp slowdown in Chinese economy, but also then in Chinese demand. That's what has eased a bit, let's say, the increase in prices of all the commodities, because if you have a lower Chinese demand, it means that lowered global demand, because China is a major actor, of course. But also, definitely, we can expect further supply chain disruptions, because of course, China is just the global hub. And so, of course, lockdowns and factory shutdowns in China will definitely affect further supply chains around the globe. So not only in China, but also, for instance, in Europe. And so here you see, let's say, the result and the impact for all the global economy. We expect a sharp slowdown, but what we have to say that we still have a 3% growth. Why? Because, let's say, at the beginning of the year, we had a sharp increase in activity around the world, almost in all countries, because we were recovering from let's say the lockdowns and the pandemic of 2020 and 2021. But we have to think that right now we expect a sharp slowdown in the second half of the year, and then we'll also see a very low growth in 2023. And here then, when we look at the countries, we expect a sharp slowdown in almost all economies. Only in Europe, for instance, Spain will post, let's say, a quite strong growth, but also because you can see that in 2021, the growth was very low in Spain, still much to recover. And also because we expect in Spain, tourism that was very low over the last 2 years to rebound this summer. We expect a strong tourism almost everywhere in Europe, but maybe even more in Spain, as it's relatively a cheap destination. So even though European households will be affected and will see their income squeezed by the inflation, we can definitely expect them to keep on going to Spain. But then in the rest of the world, we also expect a sharp slowdown. As I mentioned before, almost all countries will be impacted by the war and by higher inflation. And then when we move to France, we can definitely see that France is affected as the other one, because it's true, France is not that dependent on Russian energy or even on Russian trade. But what we have to think is that for the moment, I mean, the rising prices are affecting everyone. The rising prices of the gas is affecting the same way France or Spain or Germany or Italy. So definitely what we're seeing there, it's an increase in inflation. And then, of course, consumer confidence is just falling down again. We are reaching the same levels than during the pandemic. When we look at the outlook for the consumers over the next 12 months, we see that for them it's definitely not the moment to make major purchase. It's also not the moment to have a good personal financial situation. So let's be honest, we expect them to not spend. It's true. I mean, almost all consumers in Europe have a higher saving ratio than before the pandemic. But we have to be honest, in times of crisis and in times of uncertainty, what the households and consumers do is just to make precautionary savings. So it's very likely that the household
consumption will just fall because of lower disposable income and because of this fall in consumer confidence. And when we look then at the manufacturing sector, we definitely see here for the first time, because most of the time what we see is that the price outlook is up when the personal outlook activity is up too, because higher demand leads to higher prices. But what we see here is the first time a total divergence between the price outlook, so the fact that the companies expect to increase price, and at the same time they expect a fall in activity. So here we see definitely what we call the stagflation, the fact that we expect soaring prices but at the same time a fall in activity. So as I mentioned, here it's what we can see in almost all countries in Europe. So let's say that the outlook is quite negative for the French economy, despite the fact that it doesn't seem to be the most vulnerable to Russia. At the end, all European economies will be affected. And to finish, then when we try to understand what's happening regarding the business insolvencies, maybe the March figures, for the moment, we don't have March figures, for instance, for Germany or for Italy, but yes, we have it for France, the UK, Spain, and Belgium. We see an uptick in the business insolvencies. It's true they were very low over the last 2 years in almost all countries, thanks to all the support measures, the government support measures, with state-back loans, follow schemes for almost all the companies. But it's true that right now, I mean, from the beginning of the year, except for the UK, the business insolvencies were still very low, but in March we see an increase in business insolvencies. So we have to wait for France, Spain, and Belgium if April figures will confirm this new trend, if really the companies are then affected by the war in Ukraine and by the soaring costs. And so it means that the most fragile companies are now, despite the fact that, for instance, to repay the state-backed loans, almost all countries have agreed to just extend for 6 months or 12 months the grace period, we will maybe have definitely an increase in insolvencies over the next months and over the next years because of this situation. Maybe just a few words on the UK, because you see there that in March the business insolvencies were even well higher than before the crisis. It's because also in the UK, for instance, the furlough scheme was definitely removed in September, so long time ago. There is no support measures almost, so it means that when you remove all the support measures in such a hard and challenging times, then you definitely see what's happening. It's just that we postponed, let's say, the business insolvencies during the pandemic, and then once you remove all the support measures, you have sharp increase in insolvencies. So it's what we can expect in almost all countries in Europe, and it could also be the case in France. But as I mentioned before, the government support measures are still very important. So it's possible that then we'll just move, let's say, the normalization of business insolvencies. Many thanks for your attention. And of course, if you have any question, don't hesitate. Many thanks. Un quadro sicuramente molto interessante, che ora il nostro Stefano Ferrari completerà par suo con tutti i dettagli sull'acciaio francese. Stefano, a te la parola. Grazie Davide, e grazie a tutti per essere come sempre presenti alle nostre iniziative. Allora, come ha detto Davide, oggi nella mia presentazione cercherò di dare un quadro delle qualche spunto, qualche numero sulla siderurgia francese. In particolare partiremo dalla produzione, vedremo la distribuzione degli impianti sul territorio francese, un cenno al consumo apparente, poi vedremo il commercio estero francese in generale e quello legato soprattutto ai rapporti con l'Italia. Allora partiamo dal dato produttivo. Questo grafico rappresenta la produzione francese. La Francia è il terzo o quarto produttore dell'Unione Europea di acciaio. Si scambia spesso la posizione con la Spagna e si gioca, diciamo, sul filo delle centinaia di migliaia di tonnellate. Nel 2021 ha fatto meglio la Spagna di 100.000 tonnellate, nel 2020 la Francia, quindi diciamo è tra il terzo e il quarto posto.
La produzione siderurgica francese è stata di 13,9 milioni di tonnellate l'anno scorso, in aumento del 20% rispetto alle 11,6 del 2020, quando ovviamente il dato va risentito alle chiusure post-Covid. Grazie a questo recupero è tornata vicino al livello del 2019, che però è lontano ancora circa 500.000 tonnellate. Come si vede al grafico, prima della crisi del 2008-2009 la Francia veleggiava attorno a circa 20 milioni di tonnellate annue prodotte. Dopo la crisi si è stabilizzata su un valore più basso, in una dinamica simile a quella che si riscontra anche sul mercato italiano. A parte il 2020, diciamo, la produzione francese è circa sempre tra i 14,5 e i 16 milioni di tonnellate dal 2010 in poi, anche se all'interno di questo periodo, diciamo negli ultimi 7 anni, dal 2015 al 2021, abbiamo avuto 5 volte una produzione inferiore ai 15 milioni di tonnellate, quindi è leggermente declinante. Guardando un po' più nel dettaglio la produzione, vediamo che abbiamo i dati del 2019, perché quelli del 2021 non sono disponibili in questo dettaglio, quelli del 2020 non sono significativi. La produzione siderurgica francese è al 70% all'alto forno, contro circa il 15-20% italiano, e al 30% da forni elettrici. È sbilanciata sui prodotti piani, come si può vedere che ammontano al 73% del totale dei volumi prodotti, mentre i lunghi è solo il 27%. Per quanto riguarda i piani, i coils sono il prodotto più prodotto, con 9 milioni di tonnellate prodotte, circa il 67% della produzione totale francese. Le lamiere superiori ai 3 mm sono circa 700.000 tonnellate. I coils vengono ulteriormente lavorati, soprattutto con dei rivestimenti metallici, abbiamo circa 4 milioni di tonnellate, 1 milione di altri rivestimenti, 500.000 tonnellate di banda stagnata e 200.000 tonnellate di lamierino magnetico. Mentre per quanto riguarda i prodotti lunghi, quelli più importanti della Vergella, 1 milione 700.000 tonnellate, le barre circa 1 milione di tonnellate, quindi laminati mercantili e travi, tondo 750.000 e loro taglia circa 300.000 tonnellate. Tutti questi valori sono più o meno stabili nel corso dell'ultimo decennio. Non si nota un prodotto particolarmente performante, uno che ha subito in particolare una grossa caduta dei volumi, ma i volumi appunto sono stati abbastanza stabili. Vediamo dove si produce l'acciaio, la capacità produttiva francese di circa 19 milioni di tonnellate. Abbiamo due siti produttivi di altiforni, che sono a Dunkerque, nel nord della Francia, vicino sul canale della Manica, e a Fos-sur-Mer invece sul Mediterraneo. Questi due siti possono sommare 5 altiforni per una capacità produttiva di quasi 12 milioni di tonnellate. Mentre i forni elettrici sono 14 diffusi in 13 siti produttivi, soprattutto qua nella parte centro-orientale della Francia, a parte il sito di Bayonne, che è del gruppo spagnolo Cessa, che invece è al confine con la Spagna. Capacità produttiva di circa 7 milioni di tonnellate. Il maggior produttore francese è ArcelorMittal, con una capacità produttiva di circa 12 milioni di tonnellate. Abbiamo il gruppo Riva, con circa 2 milioni e mezzo di capacità, Celsa 1 milione e 2. Poi abbiamo Beltrame, anche tra i produttori, con circa 800.000 tonnellate di capacità produttiva. La capacità produttiva di produttori italiani sul suolo francese è di circa 3 milioni e mezzo di tonnellate, pari circa al 18% del totale della capacità produttiva francese. Qua abbiamo l'andamento del consumo apparente, il trend segue quello della produzione, quindi fino al 2008 era su livelli attorno ai 19 milioni di tonnellate, poi c'è stato il calo, come in Italia un rimbalzo nel 2011, un ulteriore calo nel 2012. Dal 2012 a oggi, vedete, c'è un lento trend di recupero, con il 2018 che era stato il miglior anno negli ultimi 6 o 7, 2019 era andato in leggero calo, come in Italia, soprattutto per il calo dell'auto, e nel 2019 è stato di circa 15 milioni e mezzo di tonnellate. Quindi la situazione del consumo è leggermente migliore di quella della produzione e il consumo è abbastanza vicino al livello della produzione. Negli ultimi 5 anni presi in esame è leggermente superiore di circa il 5% rispetto al valore della produzione. Adesso diamo un'occhiata al commercio estero di acciaio, quindi all'import-export.
In questa tabella non abbiamo considerato i semi, si considera solo i semi lavorati e i prodotti finiti senza considerare i tubi né saldati né senza saldatura. Come potete vedere, le importazioni sono state pari a 2021 a 12 milioni di tonnellate e l'export a 12 milioni e 100 mila tonnellate. Quindi la situazione è abbastanza in equilibrio. Abbiamo, come potete vedere, una preponderanza dell'acciaio non legato, come ovvio. Nel settore dell'acciaio non legato, la Francia è importatore netto per 1 milione di tonnellate e di 250.000 per l'acciaio inossidabile, mentre è un grande esportatore netto di acciai legati con 1.400.000 tonnellate, il che dà qualche indicazione sulla specializzazione verso i prodotti di buona qualità da parte della siderurgia francese. Per quanto riguarda la divisione per prodotto, partendo da i lingotti semilavorati, come possiamo vedere la Francia è importatore netto per circa 300.000 tonnellate di lingotti semilavorati, delle quali 290.000 di billette brame in acciaio al carbonio. Per quanto riguarda i prodotti piani, invece, la Francia è esportatore netto per 1 milione e circa 600.000 tonnellate, soprattutto grazie a due prodotti, il colza caldo in acciaio al carbonio, con la Francia che esporta 3 milioni di tonnellate e ne importa 2, e il colza e la mirna acciai speciali, con la Francia che esporta 2 milioni e mezzo di tonnellate e ne importa 700.000, per un surplus di circa 1 milione e 700.000 tonnellate. Dal punto di vista dell'import netto si segnalano soprattutto tre prodotti: il colza freddo in acciaio al carbonio, dove la Francia è importatore netto per 400.000 tonnellate, le lamiere in acciaio al carbonio, 600.000 tonne, e il colza inox, dove la Francia è importatore netto per circa 400.000 tonnellate. Se guardiamo invece il comparto dei laminati lunghi, vediamo che la situazione è diversa rispetto a quella dei piani. Innanzitutto i valori sono molto più bassi, l'import è circa la metà dell'import di piani e l'export è circa un terzo. Secondariamente, siamo la Francia importatore netto per 1 milione e circa 200.000 tonnellate. In questi spiccano tre prodotti: le barre in acciaio al carbonio che assommano tondo, laminati mercantili e travi, le barre in acciaio inox, per cui la Francia è importatore netto per circa 150.000 tonnellate, e i fili in acciaio al carbonio, dove la Francia è importatore netto per 130.000 tonnellate. L'unico prodotto in cui la Francia è esportatore netto sono la vergella, ma la situazione è abbastanza in equilibrio. Vedete, su 600.000 tonnellate importate, il saldo positivo è di sole 30.000 tonnellate, pari a circa il 5%. Se consideriamo i tubi, anche qua la Francia è un importatore netto, vedete, importa 1.200.000 tonnellate, esporta solo 500.000 tonnellate per uno sbilanciamento di 720.000 tonnellate. Di questi, 690.000 sono afferenti al comparto dei tubi saldati di piccolo diametro, quindi inferiore ai 400 mm, dove la Francia importa 800.000 tonnellate e esporta solo 100.000 tonnellate. Situazione equilibrio per i tubi saldati di grande diametro, mentre nei tubi SS la Francia è importatore netto per circa 125.000 tonnellate, e mentre per i tubi in ghisa la Francia è un grande esportatore netto per circa 100.000 tonnellate. In totale, come potete vedere, la Francia importa 13 milioni di tonnellate e ne esporta 12 milioni e mezzo, per un saldo, un deficit di circa 600.000 tonnellate. Entrando più nel dettaglio delle importazioni, l'82% delle importazioni francesi arriva dall'Unione Europea, il 25% circa dalla Germania, il 15% dall'Italia e il 14% dalla Spagna. Quindi, sommando Francia, Spagna e Italia, abbiamo il 53% delle importazioni totali francesi che vengono dai tre paesi confinanti. All'export la situazione non è tanto diversa, l'82% circa dell'export francese è diretto in Unione Europea, di cui il 23% in Germania, circa il 16% in Spagna e il 14% in Italia. Sommando questi tre paesi abbiamo una quota all'export del 52,5%. Quindi, come potete vedere, la Francia è molto concentrata sul mercato europeo e in particolare sui mercati limitrofi, che assommano più della metà sia dell'import sia dell'export da parte della siderurgia francese. Per quanto riguarda i rapporti tra Francia e Italia all'import-export, abbiamo qua
l'import francese dall'Italia, quindi le esportazioni italiane in Francia, l'export francese in Italia, il saldo visto dal punto di vista italiano. Qua abbiamo la quota di mercato dei prodotti italiani sulle importazioni francesi e qua la quota rappresentata dall'Italia sull'export francese. Diamo un'occhiata ai dati, ricordo che in questa tabella non consideriamo i dati dei tubi. E come vedete l'Italia esporta in Francia circa 1,5 milioni di tonnellate e ne importa 1,7 milioni di tonnellate per un saldo negativo di circa 300.000 tonnellate. In particolare, secondo me, è molto significativo il saldo negativo sugli acciai legati di circa 150.000 tonnellate e sull'acciaio inox di 90.000 tonnellate, mentre il saldo per gli acciai legati ammonta sia a 60.000 tonnellate, ma su valori molto più alti, circa 1.300.000 tonnellate, e quindi il commercio in questo campo è molto più equilibrato che nei due che abbiamo visto prima. In particolare, l'Italia è un cliente molto importante per l'inox francese e il 20% delle esportazioni francesi va poi a finire in Italia. Se guardiamo come prima i prodotti nel dettaglio, vediamo che per quanto riguarda i lingotti semilavorati, il commercio tra Italia e Francia è sostanzialmente in pareggio e su valori bassi. Mentre per quanto riguarda i piani, l'Italia è importatore netto per circa 800.000 tonnellate di prodotti piani dalla Francia. Ne esportiamo in Francia 700.000 tonnellate e ne importiamo 1,5 milioni. La quota di prodotti italiani sul totale import francese è solo del 10%, mentre la quota dell'Italia sull'export francese di piani è del 17%, quindi è molto più importante. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda l'Italia, l'Italia ha un ruolo particolarmente significativo, secondo me, sul mercato francese per quanto riguarda i costi investiti, con un surplus di 180.000 tonnellate e una quota di mercato del 18%, e sempre parlando di quota di mercato, anche la lamiera inox con il 18% del mercato all'import ha un ruolo importante all'Italia, però i volumi sono molto bassi. Inoltre c'è uno squilibrio comunque, perché le importazioni francesi sono più alte dell'export italiano. Per quanto riguarda invece le esportazioni francesi in Italia, in particolare per il coisa caldo in acciaio al carbonio, sono significative con 1 milione di tonnellate circa importate e uno sbilanciamento di 800.000 tonnellate. Inoltre l'Italia per la Francia rappresenta il 31% della quota di mercato all'export. Un altro elemento importante è legato al coice in acciaio inossidabile, dove l'Italia rappresenta circa il 19% delle esportazioni francesi. Guardiamo i lunghi. Per i lunghi la situazione ovviamente è diversa. L'Italia esporta in Francia 730.000 tonnellate e ne importa circa 250.000 per un surplus di circa 500.000 tonnellate. L'Italia rappresenta il 20% delle importazioni francesi di lunghi, mentre le importazioni italiane di lunghi rappresentano il 10% dell'export francese. In particolare, secondo me, ci sono tre prodotti in cui l'Italia è molto importante per la Francia: le barre in acciaio e carbonio, dove rappresentiamo il 22% del mercato con un surplus di 370.000 tonnellate, i fili in acciaio e carbonio, dove rappresentiamo un terzo del mercato con un surplus di 100.000 tonnellate, e le rotaie, dove rappresentiamo quasi il 50% del mercato con un surplus di 44.000 tonnellate. Anche se a onor del vero, il dato delle rotaie, guardando anche gli altri anni, appare particolarmente drogato nel 2021, molto più alto rispetto al normale. Per quanto riguarda invece i prodotti importanti all'import dell'Italia, sicuramente la vergella di acciaio inox e acciaio legato, dove importiamo 60.000 tonnellate, rappresentiamo il 46% dell'export francese e siamo anche in deficit di 35.000 tonnellate, e anche qua il mercato delle rotaie, dove il 28% del totale dell'export francese di rotaie va verso l'Italia. Guardando le possibilità di penetrazione dei prodotti italiani in Francia, secondo me ci potrebbe essere un po' di spazio sul mercato della vergella, dove esportiamo solo 30.000 tonnellate, ma la Francia ne importa quasi 600.000, e forse anche nelle barre inox, dove esportiamo già 60.000 tonnellate, però la Francia ne importa più di 400.000. Se guardiamo il mercato dei tubi, ovviamente l'Italia è uno dei cavalli di battaglia dell'Italia, sono i tubi saldati soprattutto, quindi esportiamo circa 500.000 tonnellate in Francia, ne
importiamo solo 40.000 per un saldo positivo di 400.000 tonnellate e una quota di mercato del 38% quasi. Andiamo dal basso verso l'alto, ovviamente l'Italia è particolarmente forte nei tubi saldati di piccolo diametro, come potete vedere abbiamo un surplus di circa 400.000 tonnellate, per i tubi saldati di grande diametro invece i volumi sono bassi, circa 5.000 tonnellate, i tubi SS abbiamo un bilanciamento positivo per 30.000 tonnellate, mentre i tubi in ghisa abbiamo visto la Francia è molto forte, siamo importatori netti per circa 23.000 tonnellate. In totale l'Italia, considerando anche i tubi, esporta circa 2 milioni di tonnellate in Francia e ne importa 1 milione e 8 per un saldo positivo di 100.000 tonnellate. Quindi in conclusione abbiamo visto che la Francia dal punto di vista produttivo rappresenta il terzo o quarto mercato europeo, ha delle leggere difficoltà, mentre per quanto riguarda il consumo, dopo il calo post-crisi 2008, si vedeva una tendenza al recupero che speriamo possa ricominciare poi a partire da quest'anno. Il paese è molto dinamico dal punto di vista del commercio estero, che rappresenta circa l'85% della produzione di acciaio ed è specializzato in prodotti di qualità, mentre la Francia è carente per quanto riguarda i lunghi tubi, che sono due aree nelle quali l'Italia è forte. Quindi sicuramente ci sono dei rapporti consolidati ormai da anni, ma che secondo me si potranno ancora intensificare, in particolare in questi due campi. Quindi, secondo me, ovviamente è uno dei nostri partner fondamentali, lo sarà anche in futuro e ci sono delle buone possibilità di sviluppo, anche se, come tutti i paesi europei, particolarmente quelli di più antica industrializzazione, ovviamente i tassi di crescita non sono paragonabili ai quelli dei paesi asiatici. Io vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente sono disponibile per eventuali domande e lascio la parola a Davide per le interviste. Grazie Stefano. Volevo invitare il dottor Vittorini, che però non vedo al momento, credo ci sia stato qualche problema tecnico. Chiederei, vediamo se lo recuperiamo in tempi brevi, se no chiederei alla regia magari di anticipare l'intervista a Eric Mattioli che abbiamo registrato ieri per questioni tecniche. Vediamo se mi danno dei cenni su come possiamo procedere, giusto per gestire il bello della diretta. Mandiamo l'intervista a Mattioli così vediamo se poi riusciamo a recuperare il dottor Vittorini. Grazie intanto. È con noi oggi il dottor Elio Mattioli, direttore generale di Interacciai SMA, e grazie al dottor Mattioli per aver invitato l'invito a partecipare al nostro webinar. Per partire, le chiedo rapidamente di raccontarci come si articola la presenza del vostro gruppo in Francia e qual è stata la genesi dell'investimento. Sì, allora, per quanto riguarda, diciamo, il motivo principale che ha spinto Interacciai a questa acquisizione in Francia, appunto, della SMA, che è un'acquisizione che risale agli anni 90, è stato, appunto, come dicevo, il motivo principale è stata la volontà da parte del dottore Erminio Spallanzani di dare una dimensione internazionale al gruppo. L'acquisizione della SMA, a cui tra l'altro sono seguite altre acquisizioni in ambito europeo, come appunto la ES in Spagna e poi l'apertura di depositi anche in Polonia con il nome di SS Interacciai, e la SMA, diciamo, in questo processo di internazionalizzazione è stato un primo tassello molto importante, tassello che, come dicevo, è stato posto all'inizio degli anni 90 e Interacciai ha portato all'interno della SMA quella che era l'esperienza e sicuramente i mezzi per poter poi dopo dare una dimensione di rilievo a livello nazionale nella struttura che quando è stata acquisita contava un deposito. E ad oggi siamo presenti in Francia con 5 depositi più un ufficio commerciale. La presenza di questi 5 depositi, diciamo che replica un po' la struttura federale dell'Interacciai. Sappiamo bene che in Italia l'Interacciai è estremamente capitalizzata sul territorio e anche in Francia, dove
il territorio è anche più ampio, più dispersivo, la presenza capillare ci ha permesso di rimanere molto competitivi nei confronti di quelli che sono le rinnovate esigenze della clientela, che nel tempo ha richiesto, diciamo, un livello di servizio sempre maggiore. Quindi diciamo che un po' la genesi dell'investimento, come dicevo, è stata dettata dalla volontà di dare una dimensione internazionale all'azienda e lo sviluppo è stato sicuramente dettato da quelle che sono le linee di sviluppo che tutto il gruppo InterAcciai ha e che ha permesso ad oggi alla SMA di diventare un punto di riferimento in Francia del mercato degli acciai speciali. Ecco, ha parlato di crescita e sappiamo che negli ultimi anni è stata molto importante per InterAcciai e per SMA, ma le volevo chiedere quali sono stati gli elementi principali che hanno portato a questa diciamo continua evoluzione e a raggiungere la dimensione attuale di cui ha parlato poco fa. Ecco, diciamo che qui posso ricollegarmi alla domanda precedente, perché il fattore principale è stato proprio la volontà da parte della proprietà di dare all'InterAcciai una dimensione non solo nazionale ma internazionale, quindi concentrare la crescita non solo in Italia, dove comunque la crescita è stata molto forte, molto marcata negli anni, ma anche in Europa. Quindi a fronte di questa volontà da parte della proprietà, che ha messo a disposizione i mezzi per una crescita internazionale, dopo c'è stato tutto ciò che riguarda il know-how portato da InterAcciai appunto nella struttura di SMA e l'impegno di tutto il gruppo nel diciamo sapere raccogliere sempre delle nuove sfide e soprattutto andare ad adeguarsi a quelli che sono le rinnovate esigenze del mercato, perché sappiamo che comunque il mercato soprattutto negli ultimi anni si è mosso in maniera molto rapida, soprattutto nel cambio di quelle che sono le esigenze della clientela, che appunto è diventata sempre più esigente. Quindi io credo che uno dei fattori che ha contribuito a questa crescita è proprio stato quello di SMA, di sapersi connotare come gruppo customer tailored e di conseguenza un riconoscimento anche da parte della sua clientela di quello che è stato un percorso che lo ha connotato, che ha connotato SMA non tanto come semplice fornitore, ma proprio come partner dei suoi clienti. I nostri utenti, forse il mercato francese non lo conoscono così nel dettaglio. Potrebbe darci le caratteristiche principali, ovviamente nel campo degli acciai speciali, che è il vostro campo di riferimento, sia dal punto di vista di diciamo esigenze dei clienti di cui ho parlato prima, sia anche un po' di come è organizzata la distribuzione. Sì, diciamo che comunque quando si parla di diciamo dobbiamo sempre considerare che quando si parla di acciai speciali stiamo parlando di una commodity. Le commodity per definizione sappiamo benissimo che sono i cosiddetti beni fungibili. Bene fungibile quindi è sostituibile nella misura in cui va a soddisfare le esigenze del cliente in maniera abbastanza indipendente dal fornitore. Quindi è chiaro che già nella definizione di commodity io credo che sia racchiuso la difficoltà nel rimanere competitivi all'interno di un mercato di questo tipo. E quindi partendo da questo e volendosi ricondurre diciamo al mercato francese, io credo che comunque si possa rimanere all'interno di quelle che sono i canoni di una competitività che comunque deve essere tale a prescindere dalla territorialità. Quindi in Francia sicuramente, se devo dire, c'è un mercato molto esigente, una clientela che rispetto all'Italia, che per noi può essere un metro di paragone molto importante, ha
richiede anche un livello di servizio estremamente più marcato rispetto al mercato italiano, quindi è molto difficile rimanere competitivi su questo mercato e soprattutto qui in Francia abbiamo una dispersione di quelli che sono i distretti della meccanica, perché sicuramente il territorio è chiaramente più ampio, più dispersivo, e questo è il motivo anche per cui abbiamo deciso di affrontare questo mercato con un certo approccio alle territorialità, un approccio di tipo federale, che se vogliamo replica un po' quella che è la nostra struttura italiana, ma in Francia a maggior ragione è stato necessario operare in questo motivo perché il mercato lo imponeva, la dispersione, il frammentamento di quelli che erano, di quelli che è, quella che è la clientela, e di quella che diciamo, di quelle che sono le esigenze principali, che possono essere anche differenti a seconda dei distretti della meccanica che si affrontano, richiede. Quindi diciamo che per rimanere competitivi, chiaramente non voglio dire una banalità, ma ovviamente anche in Francia bisogna cercare di mantenere aderenza a quelle che sono le richieste del mercato, le esigenze del mercato, che sono comunque in continua e sempre più rapida evoluzione. Ecco, abbiamo parlato dei clienti e delle loro esigenze. I competitor invece, come sono, come la competizione in Francia, e soprattutto se sono rimasti stabili oppure negli anni della vostra storia avete visto dei cambiamenti anche su questo fronte? Sì, sui competitor diciamo che non siamo tanto distanti da quelle che sono le dinamiche che governano il mercato anche in Italia. Diciamo che sicuramente in Francia, a seconda di quella che è la gamma, il prodotto, il livello di servizio richiesto, i competitor sono anche targetizzati in maniera diversa. Posso dire che ci confrontiamo costantemente con un perimetro di competitor abbastanza trasversale. Quindi si va per certe tipologie di clienti, per certe tipologie di ordini, ci possiamo trovare come competitor anche i grossi trader, dopodiché chiaramente si va a scalare, ci sono comunque i gruppi nazionali che operano nel settore del commercio di acciai speciali, che sono molto ben conosciuti e di conseguenza diciamo anche loro sono radicati sul territorio e sono fondamentalmente quelli che principalmente si affiancano a Sman nel fornire un servizio, fino ad arrivare anche ai piccoli competitor locali, che sono sicuramente meno frammentati rispetto all'Italia, però sono comunque presenti, e di conseguenza diciamo è un perimetro di competitor molto molto diciamo variegato, e soprattutto con delle esigenze e degli approcci al mercato differenti tra di loro. Quindi anche noi dobbiamo avere una struttura molto flessibile in questo, se vogliamo approcciarci al mercato in maniera proattiva e rimanere competitivi rispetto a tutto il perimetro dei nostri competitor. Chiaramente nei 50 anni di storia della SMA e nei più di 30 anni diciamo di storia di sviluppo Smart attraverso l'acquisizione da parte di Interacciai, i competitor si sono evoluti, sono anche aumentati banalmente di numero, ma io credo che questo sia normale in qualsiasi ambito, non solo all'interno della filiera dell'acciaio. Quindi è ovvio che la vera sfida di qualsiasi gruppo e SMA in questo, io penso che sia stata in grado di raccogliere al meglio quella che è la sfida portata dall'innovazione e dall'evoluzione del mercato dell'acciaio e dei suoi competitor, perché comunque negli anni è riuscita a ritagliarsi un posto sicuramente di rilievo sul mercato francese, fino a diventare un punto di riferimento appunto nella commercializzazione degli acciai speciali. A livello operativo devo dire che tutti i competitor come SMA si sono dovuti diciamo evolvere ed innovare, però non credo che il nostro sia stato un settore che ha visto dei particolari stravolgimenti diciamo nell'approccio operativo al lavoro. Quindi sì, miglioramenti, sì, continua evoluzione,
ma non è un settore che ha vissuto degli stravolgimenti operativi particolari, quindi è vero che per rimanere competitivi abbiamo dovuto innovarci, ma non è stato un cambio, diciamo, di paradigma all'approccio del lavoro. Per chiudere, vorrei portare un attimo sull'attualità e ovviamente l'evento principale che sta influenzando il mercato dell'acciaio, non solo, è senza dubbio il conflitto russo-ucraino. Volevo chiederle quali sono state le conseguenze per il comparto degli acciai speciali e se ci sono state differenze tra il mercato italiano e il mercato francese, come questi due mercati che sono i vostri riferimenti hanno reagito a questo impatto. Poi sulle prospettive lo chiedo in un secondo momento. Ok. Allora, per quanto diciamo riguarda le differenze di quelle che sono state le reazioni nell'immediato al conflitto, posso dire che fra Francia e Italia non abbiamo notato delle particolari differenze. Diciamo che volendo tralasciare quello che è chiaramente l'aspetto umano del conflitto, che è quello che ovviamente ci impatta tutti un po' di più dal punto di vista emotivo, e concentrandoci sulla filiera dell'acciaio, e la reazione è stata identica in Francia e in Italia, ed è stata, diciamo, connotata da una prima reazione estremamente nervosa a quelle che sono state, diciamo, i primi segnali che arrivavano da questo conflitto. Quindi all'inizio di marzo abbiamo visto schizzare verso l'alto, in maniera, appunto, come dicevo prima, molto nervosa, tutta una serie di quotazioni legate sia alle materie prime che alle componenti di energia. E diciamo che questo è stato il fenomeno che ha destabilizzato in maniera molto importante il mercato. Basta pensare che sappiamo benissimo che diverse realtà produttive, diverse acciaierie hanno deciso proprio di interrompere la produzione in quel periodo, perché il costo dell'energia andava a impattare in maniera estremamente importante su quello che poteva essere il loro normale ciclo produttivo. Quindi è ovvio che anche in questo caso, come devo dire, che da un po' ci capita, dall'inizio della pandemia ci capita, ci siamo trovati di fronte a una situazione che non avevamo mai vissuto prima. Quindi a fronte di questo il mercato come ha reagito? Per quello che abbiamo potuto vedere sia in Italia che in Francia, marzo è stato proprio un mese dove due principali timori si sono diffusi sul mercato e hanno condizionato, diciamo, le settimane immediatamente successive. E questi due timori erano quello di uno shortage di materiale derivante dal fatto che molti attori, chiaramente operanti nei territori interessati dal conflitto, uscissero chiaramente dalla catena produttiva, e l'altro era quello, chiaramente, che ci potessero essere degli aumenti legati a quella che era la speculazione che stava avvenendo a livello finanziario sulle materie prime, ma soprattutto sulle componenti di energia. Quindi degli aumenti tanto annunciati quanto imminenti e inevitabili, associati a un potenziale shortage di materiale che si andava a innestare in un periodo dove l'economia godeva di buona salute, è chiaro che ha comportato un incremento della richiesta su marzo, che abbiamo visto essere anche molto importante se paragonato alla media dei trimestri precedenti, che era comunque già di per sé dato molto buono e una domanda, una richiesta molto elevata, e che poi si è ripercorsa inevitabilmente su aprile, perché aprile, chiaramente, seguendo a marzo, è stato il mese invece dove abbiamo vissuto la flessione, diciamo, della domanda più importante. Diciamo che io credo che il dato debba essere letto in maniera aggregata, cioè prendendo marzo, prendendo aprile, bisogna trovare una media, perché proprio gli effetti immediati del conflitto sono stati quelli che ho spiegato prima. Quindi questi due timori si sono diffusi in maniera molto rapida sul mercato e hanno determinato, diciamo, hanno connotato in maniera molto pesante ed importante l'andamento della domanda marzo-aprile. Quindi, cioè, diciamo che questi, eh, questi,
queste dinamiche le abbiamo vissute tanto in Italia quanto in Francia e sono proprio legate a quelle che sono nel breve, nell'immediato, gli effetti dell'inizio del conflitto. Perfetto. Ecco, ti chiedo una cosa a qualche settimana, perché credo che più in là sia impossibile avere visibilità finché il conflitto sarà attivo. Come credi che si potrebbe evolvere la situazione, ma soprattutto quali sono secondo te i maggiori rischi nel breve che possiamo, a cui il mercato dell'acciaio può andare incontro? Sì, come giustamente hai sottolineato, oggi si fa fatica ad andare più in là di qualche settimana, come spesso ci diciamo anche al nostro interno quando facciamo delle valutazioni. Oggi si vive la giornata, perché comunque le variabili che vanno a determinare l'andamento del mercato sono talmente tante e talmente esogene, quindi esterne a quelle che sono le normali dinamiche economiche che influenzano e caratterizzano la filiera dell'acciaio, che chiaramente fare delle previsioni diventa veramente difficile, spesso magari anche fuorviante. Quindi è chiaro che nel breve ti posso dire che oggi tutti auspicano un assestamento di quelle che sono le quotazioni sia delle materie prime che delle componenti di energia, perché questo assestamento potrebbe dare chiaramente stabilità a tutta la filiera. E quindi i violenti movimenti che abbiamo vissuto in questo periodo, che sono stati movimenti dettati più dalla speculazione finanziaria che dall'economia reale, basti guardare quello che è successo al nickel a inizio marzo, cioè quelli non sono movimenti legati al normale andamento della domanda offerta, ma movimenti legati alla speculazione finanziaria. Quindi qua nel breve ci possiamo auspicare più che prevedere, io penso che sia più un auspicio che una previsione, quello di vedere che questa componente legata alla speculazione finanziaria viene un po' epurata da quelle che sono le normali dinamiche di mercato e si torni a operare, a lavorare come è successo l'anno scorso in un regime di oscillazioni e di variazioni di fluttuazioni dei prezzi, che però queste fluttuazioni siano determinate non dalla speculazione finanziaria, ma dal reale rapporto che esiste fra domanda e offerta. Ecco, quando si dovesse tornare a raggiungere questo equilibrio, allora sicuramente dopo un periodo di assestamento ci potrebbe essere anche un periodo di stabilità, che è quello che tutti si auspicano. I rischi della situazione attuale sono un po' insiti in quello che ho accennato qualche minuto fa, ovvero al fatto che oggi su un'economia che godeva di una buona salute si è venuta a innestare quelle che sono è stata sporcata da quelle che sono le dinamiche che caratterizzano più la finanza che l'economia. Quindi quando la speculazione finanziaria va a sovrascrivere le leggi dell'economia reale, è chiaro che le problematiche ci possono essere e possono essere anche abbastanza importanti, come abbiamo visto poi nel periodo di inizio del conflitto, che è stato quello appunto di inizio marzo. Oggi questi rischi, io credo che per poter avere una protezione dai rischi che oggi sono veramente tanti e sono veramente influenzati da talmente tante variabili che diventa difficile sia prevederle che governarle, perché comunque oggi il rischio che non tanto la filiera dell'acciaio, ma economia in generale, ma lo scenario geopolitico mondiale e corre, è chiaro che sono legate a delle variabili, appunto, come ho detto prima, che sono più legate alla geopolitica che alle normali dinamiche dell'economia, quindi non sono assolutamente governabili e prevedibili. La filiera cosa può fare per difendersi? Io penso che l'unico strumento che oggi noi tutti abbiamo è quello di cercare di fare sistema per
garantire continuità produttive a tutti i livelli della filiera. Questo comporta chiaramente una condivisione di un rischio che oggi inevitabilmente c'è nella situazione in cui stiamo vivendo, però questo rischio, una volta che viene chiaramente condiviso da tutta la filiera, fa in modo che tutto quello che oggi noi stiamo vivendo come un problema diventa un problema secondario nel momento in cui chiaramente si accetta di operare all'interno di determinate dinamiche e tutta la filiera persegue un obiettivo comune, che è quello di dare continuità produttiva proprio all'intero ciclo. Chiaro che oggi questi rischi, come dicevo, sono condizionati da delle situazioni geopolitiche ed è evidente che noi oggi possiamo essere attenti osservatori, ma per quanto attenti siamo comunque impotenti nei confronti di quello che sta succedendo. E di conseguenza credo che il fare sistema sia l'unica arma che non so quale potere possa avere, però sia veramente l'unica arma che la filiera ha nei confronti del difficilissimo contesto in cui sta operando. Direi che il messaggio è arrivato forte e chiaro, secondo me è anche molto interessante e credo anche condiviso. Ringrazio Eric Mattioli per la sua presenza oggi e speriamo di averlo ancora il nostro ospite anche nei prossimi webinar. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci. Eccoci tornati in diretta e abbiamo recuperato anche il dottor Vittorini, che vedo che ha già attivato telecamera e microfono. Buongiorno dottor Vittorini, grazie della sua presenza. Lei è qui in duplice veste sia di imprenditore che di rappresentante della Camera di Commercio italiana. Ecco, il suo caso è abbastanza emblematico per quello che discutiamo oggi, anche perché proprio lei si è installato con successo in Francia, peraltro nel settore acciaio da quasi 30 anni, grazie al contributo della Camera di Commercio. Ci può raccontare la sua esperienza? Sì, certo. Allora, tanto mi presento. Io sono italiano, sono contento di esserlo e ne sono anche orgoglioso. Comunque la mia azienda è al 100% francese. I miei dipendenti sono tutti quanti francesi. E io sono venuto in Francia non come imprenditore, ma per diventarlo. No, prima ho lavorato in Sidercomit, siderurgia commerciale italiana, la vecchia che faceva parte della Italsider. Nel 1993, quando c'è stato un rimoscolamento delle carte, mi convinsi a cambiare mestiere e appunto, usufruendo della mia esperienza eccellente in quell'azienda, ho deciso di venire in Francia anche perché ero anche negli ultimi tempi della mia attività in quell'azienda, ero diventato il responsabile del nord-ovest della Francia, con responsabilità dell'Italia, con responsabilità anche alla giurisdizione anche dell'Italia. Il mio cursus honorum è stato comunque dal basso, aiuto magazziniere, commerciale sedentario, commerciale itinerante, capo zona, responsabile di Torino e le zone limitrofe, e tra cui quello della Francia. E quando decisi di scegliere la Francia come destinazione della mia attività, la Francia io l'ho coltivata non solamente come gestione, osservando il lavoro degli agenti che avevamo in Francia, ma anche come partecipando alla loro azione commerciale, per cui avevo una certa entratura. E ho cominciato così. Sono andato un giorno deciso, mi ho prete a portare esperienza, cultura commerciale, del materiale, eccetera, e sono salito verso il treno e sono salito in Francia. Mi era stato consigliato di andare presso la Camera di Commercio italiana di Lione, perché già da allora era conosciuta come capace di fornire aiuto e speranze a coloro che risalivano l'Italia. E in effetti è stato così, sono stato ricevuto a parte con la massima cortesia, ma con efficacia.
Parlo degli anni 1993, per cui la Camera di Commercio italiana di Lione era sorta appena. Comunque il personale, efficientissimo, seppure 4-5 persone, mi aiutarono al massimo. Mi dettero tutte le informazioni, e informazioni a livello cartaceo, perché mi dettero circa una cinquantina di pagine contenente i clienti che avrei potuto visitare, le varie opportunità, i centri di lavoro, o le zone francesi dedicate ad un certo interesse siderurgico, eccetera, e lì ho cominciato. E in questa attività sono sempre stato accompagnato da loro. E da loro in tutti i sensi mi dettero anche l'opportunità di avere nell'immediato l'aiuto del commercialista che mi mettesse in campo la società, perché la società era la condizione sine qua non per cominciare a lavorare. Questo commercialista è stato molto figo, è ancora il mio commercialista, oltre che un amico. Allora era agli arbori della sua attività, adesso è diventato uno dei migliori studi di commercialisti lionesi. Comunque 5 mesi da me, perché sta facendo il lavoro, è un lavoro per la mia azienda, e per cui mi ha creato questa società, all'epoca società responsabilità limitata, unipersonale. C'ero solamente io con una buca delle lettere nella sua. Adesso è diventata una società che. Ecco, quali sono i numeri adesso della sua azienda? Allora, i numeri di adesso sono, allora, un fatturato di 27 milioni di euro con 25.000 tonnellate di venduto. In tutto siamo 12 persone comunque. Con 700 clienti attivi, e li abbiamo conservati tutti dal 93 fino al 2000, ci sono tutti quanti. È una bella crescita. Ogni tanto faccio l'appello, faccio. E abbiamo un magazzino con 7.000 tonnellate di materiale, con 7.000 tonnellate di materiale che si raddoppierà, perché abbiamo bisogno ancora per allargarci un po', ma non troppo a livello di personale comunque. Di spazi. E siamo su tutta quanta la Francia, in tutto quanto l'esagono. Siamo nella zona Lione, la zona più industrializzata di Francia, per cui da Lione si colgono tutte le opportunità del mercato francese. Ecco, proprio su questo volevo chiederle anche per i nostri ascoltatori, quali sono le zone più interessanti per il business del siderurgico in Francia e se ci sono delle grosse differenze geografiche, visto un po' anche la suddivisione, visto che adesso avete più strutture con cui servite il territorio. E le chiederei anche proprio, vista la sua grande esperienza anche nel mercato italiano, quali sono le differenze con il nostro approccio alla siderurgia? E le rispondo alla seconda domanda, che è la seconda domanda più interessante, io penso. C'è una grande differenza tra l'approccio, diciamo, grande differenza, nonostante quello che noi crediamo, c'è una grande differenza anche a livello di mentalità tra italiani e francesi. E detto così, una boutade, se un francese e un italiano riesce a entrare in quella mentalità, diventa il primo. Punto. Il mercato francese è strutturato in questo modo: non ci sono tanti operatori. Io sono un commerciale, nel mio settore non ci sono molti commercianti in Francia, in quanto c'è l'abitudine delle acciaierie, dei fornitori, di rivolgersi a quei commercianti che abbiano la capacità di distribuire con efficacia il loro materiale su tutto quanto l'arco della Francia. E noi siamo tra questi, come tanti altri, non tanti altri, non ne siamo molti, per fortuna. E appunto noi a questi commercianti, a questi produttori, dobbiamo dare la sicurezza di assorbire una certa quantità del loro materiale, dell'oggetto della loro produzione. E logicamente non a livello di quantità, ma anche come e capacità di corrispondere il valore di quello che noi acquistiamo.
Questa è la cosa più importante. Più si è in queste condizioni in Francia, più si ha successo. Altro successo, come diceva il mio interlocutore, è molto, molto puntualmente, l'importanza anche del servizio. Il servizio che deve essere accurato fino in un modo spasmodico. E perché adesso non voglio insegnare niente a nessuno, io sono sempre qui per imparare. Comunque, una volta assicurato in un mercato così diversificato, così diverso da quello della Francia, dove diciamo, i settori sono differenti e anche le distanze sono abbastanza differenti, è necessaria anche una puntualità sulla consegna, una puntualità sul rispetto dei patti e la qualità, ecco, la qualità del materiale. E la qualità del materiale, se ci sono questi componenti, la qualità, servizio, eccetera, il prezzo non diventa la componente più importante. Perché in Francia ci sono grandi aziende, molte grandi aziende, che hanno un capitolato molto, molto puntuale. E queste grandi aziende francesi richiedono la rispondenza esatta a quello che chiedono, anche nella virgola. E quando un'azienda come le nostre, come la mia e quelle di altri confer lo danno, allora ci si sposa, non si fidanza ma ci si sposa. Per cui il capitolato, come loro dicono, non è tanto rappresentato dal materiale che si consegna, ma da chi la consegna. Si arriva all'assurdo che si richiede logicamente certificati con tutte le denominazioni e tutto quello che serve a un certificato, però molto spesso chiedono qual è la qualità dell'azienda, qualità del casier, non significa niente quella del casier, ma significa tutto, nel senso che noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il materiale, ci mettiamo l'assistenza e poi si raggiunge veramente, ecco, una cosa che in Italia forse manca, è la forza del rapporto di fiducia. In Francia il rapporto di fiducia è essenziale, è la condizione essenziale per progredire nel nostro lavoro. Le chiederei adesso di indossare invece il cappello della Camera di Commercio, dal momento che dopo questa sua esperienza ci ha raccontato di nascita dell'azienda, lei adesso ricopre un ruolo molto importante nella Camera di Commercio italiana per la Francia di Lione. E volevo chiedere quali servizi può offrire la Camera di Commercio alle imprese che vogliono esportare sia in Italia o delle imprese italiane che vogliono esportare in Francia, e se ci sono altri casi recenti di realtà come la sua che la Camera di Commercio ha aiutato a nascere. Ma guardi, io penso che un italiano non può entrare in Francia senza l'aiuto della Camera di Commercio, perché mette sul campo un numero incredibile di servizi e di iniziative a 360 gradi, perché poi non riguarda solamente l'acciaio. L'acciaio è abbastanza, cioè un po' un circolo chiuso. O comunque riguarda anche altri servizi che può dare all'economia italiana, di qualsiasi tipo, dal vino, dalla ristorazione, dall'Italia. Per cui io penso, sono sicuro che se qualcuno vuole venire in Italia debba seguire un po' quello che io sto dicendo e nello stesso tempo debba affidarsi all'aiuto della Camera di Commercio, perché la Camera di Commercio di Lione è la Camera di Commercio più importante di Francia, diciamo è la Camera di Commercio di Francia, ha supportato anche dal Ministero degli Esteri, perché fa capo al Ministero degli Esteri, c'è il nostro console, il dottor Camarota, che è sempre lì presente, che ci aiuta anche lui in tutti i modi nell'ambito delle sue attribuzioni. Per cui se lei mi chiede nello specifico un imprenditore nel campo del ferro, dell'acciaio, segua le condizioni, poi se mi vuole telefonare sono a sua disposizione in quanto vice direttore della Camera di Commercio di Lione. Chiaro. Ecco, le volevo chiedere in quest'ottica, ha parlato comunque ovviamente di servite multiservitore, ma cosa chiede un imprenditore oggi quando si rivolge a voi? E come si potrebbe evolvere o come si è evoluto il vostro ruolo in questi ultimi anni? Anche abbiamo visto anni particolarmente tumultuosi.
Guardi, quello che noi abbiamo fatto, abbiamo aiutato tutti coloro che ci hanno chiesto un intervento per sviluppare la propria attività. Noi l'abbiamo supportati con mostre, con audizioni e con conferenze, e aiutandoli anche nel campo strumentale, perché chi viene in Francia, bene o male, ha bisogno di qualcuno che dal punto di vista istituzionale lo aiuti, dal punto di vista delle camere di commercio, dal punto di vista della statalizzazione, per quanto riguarda tutto quello che si muove intorno al campo della produzione, dell'innovazione, del turismo. E questo è essenziale perché hanno una capacità, una lunga mano che permette con le conoscenze, che non è conoscenza unicamente a livello personale, su tutta quanta la Francia, su tutti coloro che decidono della Francia, sia dal punto di vista economico che politico. Per cui è la strada migliore, lo scivolo per arrivare a raggiungere, per raggiungere un obiettivo. E tanto più l'obiettivo, ripeto ancora, è sulla qualità, e tanto più l'obiettivo è facile raggiungerlo. Per cui quello che io dico ai miei colleghi, a coloro che si interessano del mio lavoro, ma come anche di altri lavori, si ha successo unicamente si è portatori di qualità, cioè si è portatori della italianità. Non è come qualche anno fa si diceva agli italiani, io faccio un po' il discorso in generale che non c'entra niente con il ferro. Si diceva italiani spaghetti, no, spaghetti, no, italiano è il portatore di bellezza, eleganza, raffinatezza, innovazione, savoir-faire. Ecco, io ripeto sempre, per entrare in Francia bisogna essere un po' francesi, bisogna adeguarsi alle loro abitudini. Allora ci si accoglie e si ha la possibilità di diventare interessanti, ecco, agli occhi di tutti. Io, per esempio, io come altri, come italiano, spesso sono invitato da manifestazioni francesi, in quanto facciamo parte di un novero di persone importanti, italiani, ma dicono grazie italiani che venite in Francia, portate ricchezza, portate occupazione, per cui è una cosa che insomma ci fa piacere, ecco, ci retribuisce, perché i francesi dicono grazie che ci portate occupazione. Pronto? Diciamo anche noi, grazie a lei, dottor Vittorini, della sua Grazie a voi. testimonianza. È stato sicuramente molto interessante, molto diretto e anche molto efficace nell'indicare quali sono le caratteristiche principali che un imprenditore che voglia approcciarsi a questo paese voglia avere, e soprattutto la ringrazio anche di aver dato la disponibilità ad accogliere le richieste come Camera di Commercio italiana in Francia di Lione. Grazie a voi e arrivederci, è stato da tutti quanti gli altri. Grazie mille. È il momento del nostro ultimo ospite di oggi, Enrico Fornelli, direttore commerciale di F Google Tram Group. Ciao Enrico, mi senti? Riesci a attivare le tue cose, video e audio? Vediamo. Ti vedo, ti sento ma non ti vedo. Ok, perfetto. Ciao Enrico. Ciao, ciao, ciao. Perfetto, tutto a posto. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza di due imprese, più forse della distributora, della distribuzione, adesso abbiamo un produttore, però anche per voi l'esperienza in Francia è quasi trentennale, se non mi ricordo male, dovreste essere arrivati nel 94. Ci puoi raccontare anche tu un po' con la vostra storia, come è nata la decisione di espandersi in Francia e come siete attualmente strutturati sul territorio? Perfetto. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a tutti. Dunque, il nostro sito si trova innanzitutto nel 1994, è stato il si trova a Trezzalégie, che è nel nord della Francia, quindi è vicino a Valenciennes, nell'area, se vogliamo prendere forse la città più importante conosciuta da tutti i vicini, rimane. Quindi siamo nella regione Nord-Pas-de-Calais. L'idea nacque dalla precisa volontà all'epoca del dottor sicuramente qua arrivato da tutta la sua famiglia, il quale
in tutto, ecco, direi, per, un po' per ingrandire e rafforzare il suo gruppo, capì che tutto doveva passare da un'espansione, da una posizione fuori dai confini nazionali, dove all'epoca si erano, dove all'epoca praticamente era concentrato, ecco, la più grande produzione di laminati mercantili. Il gruppo Beltrame, appunto, il gruppo Bresciano Chini e il gruppo torinese Ferrero. Perché la Francia? La Francia, diciamo, sono stati tre motivi principali, non in ordine di importanza, sicuramente l'occasione, direi il luogo e il paese. L'occasione, l'acquisto avvenne dal gruppo statale Cousinho Sassiloro all'epoca, che divenne poi Arcelor, parte di Arcelor e poi parte di ArcelorMittal. E la firma all'epoca venne posta direttamente dal presidente di Cousinho Sassiloro, che era il signor Francis Mea, che divenne poi addirittura il primo ministro francese. Direi che la vendita credo fosse dovuta essenzialmente al fatto che il colosso transalpino non riteneva più fondamentale o parte del suo core business futuro il laminato mercantile. Il luogo anche era sicuramente un luogo importante per noi, perché perfetto, era nel cuore dell'Europa, vicino a una delle aree più importanti, una delle aree di maggior consumo in Europa, che appunto è la Ruhr. Pensate che la Germania, la parte della Ruhr, oggi si trova, tanto per dare un'idea a tutti, a un 10-15 euro di trasporto da Elene, quindi è proprio una delle zone a lei più vicina. È un'area di grandi tradizioni industriali, con una mentalità industriale. Ci sono, per dare idea, anche grossi gruppi installati lì. C'è una grossa sede operativa della Peugeot di Stellantis, quindi c'è la stessa Toyota. È un bacino, altra cosa importante, un bacino con delle buone anche possibilità per quanto riguarda il rotame, che è una cosa per noi, direi, decisamente molto importante. E poi c'è il discorso del paese, no? Il paese. La Francia è un paese... Enrico, ti chiederei, a proposito questo, una piccola cosa, un'attenzione, perché mi dicono che arriva un po' l'audio distorto, si sta abbastanza vicino al microfono in maniera da vedere se riusciamo a migliorare un attimo. E poi proprio in termini di Francia ti volevo chiedere sul discorso delle caratteristiche del mercato, se riesci a darci proprio due dati di struttura e poi se sei d'accordo con quelle caratteristiche principali che i due interlocutori che ti hanno preceduto le indicavano come cruciali. Certamente. Beh, volevo solo fare una piccola conclusione su quanto hai chiesto sul paese, perché penso che per noi sia importante anche uno dei motivi della scelta. Come ho detto, sicuramente è un paese con una forte presenza dello Stato, con uno Stato che funziona. Uno Stato che funziona e che è al servizio della comunità. Questa è una cosa, direi, molto importante. L'ultima cosa, ma forse una delle più importanti, che aveva spinto all'epoca il dottor Beltrame a fare questa scelta, era dovuta al fatto del costo dell'energia elettrica. Essendo il grosso dell'energia elettrica francese di derivazione nucleare, ha un costo molto competitivo in rapporto agli altri paesi europei. Una cosa, direi, fondamentale per un'energia, quindi per un'azienda siderurgica come la nostra. Le differenze, sì, sono perfettamente d'accordo, ecco, con quanto hanno detto i primi relatori. Ecco. Sicuramente un mercato molto più concentrato. Nel nostro settore noi abbiamo un grandissimo gruppo d'acquisto che fa circa da solo il 40% del mercato francese. Un gruppo d'acquisto, stile i nostri, quelli che abbiamo noi in Italia, e assieme raggiungono quasi il 60% del mercato. Quindi direi un mercato molto più strutturato, il resto è in mano ovviamente ad aziende medio-piccole, a conduzione direi molto simile alla nostra, direi familiare.
Sì, è chiaro che il nostro è una commodities, quindi i clienti in linea di massima ti chiedono quello che chiedono in tutto il resto del mondo. Ecco, quali sono i competitor principali che avete e avete visto qualche evoluzione nel corso degli anni o bene o male c'è stata stabile? In Francia è cambiata completamente la, diciamo così, la fotografia, ecco, da qua dagli ultimi 15 anni. Ecco, come ho detto prima, una volta il laminato mercantile voleva dire Italia, appunto, soprattutto dopo l'acquisizione da parte di Beltrame e Biene Nere, rimaneva qualcuno in Inghilterra. Oggi, col fatto che alcuni grandi gruppi non ci sono più, altri sono stati trasformati, una cosa data, il grosso della nostra competizione arriva direttamente, direi, dalla Spagna e da alcuni grandi gruppi internazionali che hanno, fra le altre cose, hanno degli stabilimenti sparsi in Europa, soprattutto in Europa dell'Est. Quindi è chiaro che anche poi con la caduta del muro di Berlino è cambiato il mondo, ecco, praticamente, per quanto riguarda la fotografia dei produttori. Chiaro, ecco. Quali sono secondo te le prospettive che voi potrete avere su questo mercato e se avete delle indicazioni su come si potrebbe evolvere anche in termini di dei servizi o dei prodotti che i vostri clienti potrebbero chiedervi? Sì, dunque, io dico, per quanto riguarda il nostro prodotto, un po' come diceva anche prima il dottor Mattioli, io non vedo nel prossimo futuro dei cambiamenti, degli stravolgimenti da un punto di vista anche la rete della distribuzione, dei produttori, dei cambiamenti importanti, epocali, come abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni. L'unica cosa potrebbe essere il classico discorso dei ricambi generazionali presso alcune aziende, cosa che credo sia anche un tema molto dibattuto e molto importante per quanto riguarda il mercato nostro nazionale. No? Cosa richiederanno? Esattamente tre parole, ecco, direi quello che hanno già sottolineato ampiamente prima gli altri interlocutori. Premieranno, io credo, il servizio, cioè il prezzo sarà sempre una parte, un pilastro fondamentale. Però già oggi in Francia sicuramente c'è una maggiore attenzione anche al servizio, ad una rapidità delle risposte. È un mix che comprenderà, come ha detto prima anche appunto il dottor Vittorini, il livello qualitativo, l'importanza della gamma proposta a quelli che sono i clienti e anche la rapidità nel saper risolvere eventuali problemi. Questo quindi è rapidità nelle risposte, velocità nelle consegne, la logistica la farà da padrone e ovviamente anche la gamma offerta e la capacità di poter essere su quel mercato nel bello, nel cattivo tempo, quando piove, quando fa vento e le conseguenze. Per noi non vedo dovremmo essere, penso, ben posizionati, ecco, diciamo, siamo l'unico produttore francese, questo in Francia ha comunque ancora una certa importanza e senza arroganza penso che dovremmo rispondere abbastanza bene a tutti i quesiti. Ok, ma per voi però non c'è solo il mercato francese. L'acquisizione di L'Hermie è stata forse il primo passo di Beltrame verso l'internazionalizzazione. Dopodiché sono arrivate anche quelle in Svizzera, ma soprattutto quelle in Romania, più o meno con la stessa dinamica. Si va in acquisizione e poi ci si armonizza al mercato di riferimento. Ci puoi raccontare magari un po' anche queste esperienze, magari un po' di più l'ultima in Romania, perché ci sono notizie di continui sviluppi, quindi immagino che per voi stia diventando un mercato veramente importante. Ma direi che l'acquisizione di L'Hermie è stata sicuramente fondamentale per le altre. Questo è ovviamente ha fatto un po', permettimi di dire, da pubblista, se vuoi, da una scuola, ecco, accrescendoci sia da un punto di vista culturale che industriale. Una delle più grandi difficoltà, direi, che abbiamo incontrato, che si incontrano facendo appunto operazioni all'estero, sono oltre ai vari problemi, ovviamente, vabbè, finanziari, industriali, il fatto di giocare fuori casa, ecco, fondamentalmente, è il problema della gestione del capitale umano. Questo io penso che sia essenzialmente il punto chiave, il punto fondamentale. Il problema è riuscire a fare squadra, riuscire a fare gruppo con gli uomini
che parlano diverse lingue, hanno esperienze diverse, culture diverse. Tanto per dare un esempio, in Svizzera, noi nello stabilimento Svizzera, Stanger Raffinger, abbiamo più o meno lavoratori di 25 nazionalità diverse. Il che, ritorno a dire, quindi con lingue diverse, mentalità diverse, in alcuni casi religioni diverse. E tutto questo è sicuramente, secondo me, uno dei problemi maggiori. L'obiettivo. L'obiettivo è creare, io credo, un senso di appartenenza al gruppo, fare sì che si abbiano degli obiettivi comuni, sentirsi parte di un progetto che ti coinvolga veramente. Lo scambio di esperienze poi e di professionalità, io credo che siano dei punti di vista che rafforzano il gruppo e lo renderanno sicuramente più preparato alle nuove sfide future, che saranno sempre più internazionali, molto meno locali. Due parole velocissime sulla Romania. Noi ci abbiamo sempre creduto da tantissimi anni. Sicuramente è un punto, come dire, quello che ho detto prima, di vantaggio il fatto di avere già un'azienda operante in Romania da anni, con dei buoni, direi con dei buoni risultati. Azienda tipica post-sovietica, ecco, 1 milione di metri quadri, lo stabilimento, 2000 dipendenti, che ultimamente produceva essenzialmente tonno d'acciaio armato, che è quello che noi vorremmo essenzialmente sviluppare. Perché? Primo, perché non esistono produttori in Romania. Quindi tutto il tondo che arriva adesso arriva da importato. Secondo, in Romania c'è una grandissima quantità di rottame che viene esportato in questo momento, quindi le due cose funzionano, direi, regiamente assieme, come cocktail. Ultima cosa, è un paese che di circa 20 milioni di abitanti, con 2 milioni e mezzo, 3 che vivono sparsi per l'Europa, è tutto da fare, da rifare o da fare. Sia in termini di, direi, di grandi opere a livello pubblico che privato. Siamo fortemente convinti che sarà una delle aree dove la comunità europea andrà a investire di più nei prossimi anni, finito questo slancio che oramai è quinquennale, direi, nei paesi dell'est. Ecco. È un'area vicino a noi, è un'area, come ho detto, dove mancano tantissime cose e dove noi siamo più che convinti che questo investimento lo premierà. E direi che è anche molto vicina all'Ucraina, che avrà sicuramente bisogno di ricostruzione se non riuscirà solo con le sue fabbriche interne. Proprio sull'Ucraina volevo portarti proprio al tema di attualità, un po' quello che sta succedendo invece in questi mesi sul mercato. E anche a te chiedevo un parallelo un po' tra Italia e Francia su come hanno reagito i due mercati a questo cigno nero. E soprattutto qualche prospettiva, perché abbiamo visto che dopo tanta salita ci sono stati dei segnali di cedimento dal rottame, ma immagino che anche i finiti difficilmente riusciranno a tenere, a meno che non mi confermi che ci sia una domanda ancora eccezionale che gli permetta di mantenersi, di andare contro tendenza. Sì. Ma guarda, io scuso in pieno quanto detto, quindi non sto a ripetere tutto quello che lui ha detto. Posso aggiungere qualcosetta sul nostro settore, quindi mi limito a parlare della mia. Ma direi che la risposta alle paure che ci sono state, che ci sono, diciamo, faccio anch'io un piccolo inciso, fermo restando che non parlo delle problematiche umane, delle grosse perdite di vite umane e così via. Le paure è stata abbastanza simile in tutta Europa. Diciamo, poi è chiaro che noi abbiamo notato delle differenze per ovvie ragioni tra i paesi confinanti, Polonia, Repubblica Ceca, questi paesi qua, in confronto a paesi come possono essere il Portogallo, la Spagna. Ecco, diciamo, è chiaro che l'attenzione e le preoccupazioni erano diverse. Ma c'è un denominatore comune, un fondo comune di paura, data essenzialmente del piano. Quindi uno shortage di materiale che pensavano che potesse a quel punto esplodere anche su tutti i lunghi, e quindi c'è stata, in due parole, diciamo, una corsa all'acquisto a qualsiasi prezzo, quindi portarsi in casa il materiale. Tutto questo è durato, sappiamo tutti quanto è durato. Adesso, nell'ultimo periodo, è cominciato un destoccaggio importante da parte dei clienti.
clienti per paure di siano importanti per quanto riguarda i prezzi e quindi cercare di avere i magazzini al minimo ed essere pronti eventualmente a comprare nel momento in cui ci fosse essere una certa stabilità. Poi quello che succede non lo so. Penso che sicuramente concordo nel dire i prezzi, questi i prezzi sono assolutamente alti, ecco, diciamo, quindi che ci debba essere una revisione dei prezzi, questo è fuori di dubbio, anche perché c'è stata una spinta speculativa che nulla a che fare con la realtà del mercato. Detto questo, noi vediamo, però, e io parlo sempre di questo, che guardando un attimino i nostri colleghi, correnti, io li vedo anche molto impegnati, soprattutto quelli che lavorano nei paesi dell'est, con il toro per cemento armato. Questo è dovuto a cosa? Per esempio in Polonia mancano 600-700 mila tonnellate all'anno che arrivavano dalla Bielorussia e dall'Ucraina. I produttori locali preferiscono, siccome hanno questa capacità, questa flessibilità di lavorare, fare la mina di mercatini e il toro per cemento armato si stanno buttando essenzialmente sul tondo e quindi hanno meno spazio sul laminato mercantile, quindi anche se i consumi dovessero essere più bassi, fondamentalmente deve essere laminato. E questo è un discorso che deve essere visto appunto a livello europeo, no? Perché è chiaro che sono produttori che non si limitano solo alle loro aree, ecco. Coprono una buona parte dell'Unione Europea. Detto questo, sono anch'io convinto, come ho detto prima, che ci debba essere i prezzi, l'unica cosa è cercare appunto di viverlo, cercando di gestirlo, ecco, poi pensiamo in qualche modo cercare di poter essere, di fare del nostro meglio, stiamo restando, mi ritorno a dire quello che ho detto prima, in questo momento ancora i prezzi sono troppo alti. Quindi, diciamo, qualche settimana ancora di fiato e poi vediamo. Sicuramente immagino però, visti i prezzi. Sarà molto importante per capire, io credo, il mondo, ecco, poi come ho detto, basta niente, il problema del gas non è ancora che l'abbiamo proprio veramente risolto, no? Quindi risolto intendo dire la situazione, paghi i rubli, non paghi i rubli, paga lui, pago io, ecco. Quindi, ma anche il resto delle vostre materie prime sicuramente non sono, cioè sono sicuramente ancora a livelli non così elevati come quando avete dovuto fermare tutti, ma comunque elevati. Sì, da... infatti è tutto un mondo concatenato, che deve ritrovare. Quindi è proprio probabilmente forse un sistema che deve riequilibrarsi, ognuno la sua parte, per poi riuscire a permettere, come diceva il dottor Mattioli, di a trovare quel punto di equilibrio che permetta a tutti di continuare a lavorare. Per poter riprendere una crescita che alla lunga invece questa follia sotto un certo aspetto ha finito per bloccare. Chiaro, chiaro. Enrico, ti ringrazio tanto della tua partecipazione, anche i messaggi. So che si è sentito un po' male, ma secondo me qualche cosa le cose principali sono arrivate a tutti. Grazie ancora. Ecco, prima di salutarvi non mi resta altro che ricordarvi il prossimo appuntamento. Con i nostri webinar non ci saranno la prossima settimana, ma torneranno il 24 maggio con il webinar di presentazione della prossima edizione di Midistill dal titolo La filiera oltre i cigni neri. A raccontarci cosa succederà saranno Stefano Ferrari con una prospettiva di congiuntura della filiera dell'acciaio, mentre nella seconda parte ci saranno quattro interviste faccia a faccia, torna Lucio Dall'Angelo come intervistatore, con Alessandro Banzato, il presidente di Federacciai, Riccardo Benso, presidente di Assofermet, Stefano Vittorio Kuhn, che è coordinatore nazionale della rete commerciale di Biperbanca, e il presidente di Made in Steel, Emanuele Morandi. Per oggi è davvero tutto, grazie come ogni settimana e restate con Silver per tutti gli aggiornamenti sulla community.